Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Solo alcune brevi considerazioni sul provvedimento che ci apprestiamo a votare. Il testo, che ovviamente vedrà il sostegno del nostro gruppo, ha come scopo quello di autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive fatte a Magglingen nel 18 settembre 2014, dettando di conseguenza disposizioni di adeguamento del nostro ordinamento alle prescrizioni in questo contenute. La Convenzione che siamo chiamati a ratificare, infatti, mira a riunire tutte le misure preventive e sanzionatorie per impostare un'efficace e globale lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, intendendo con queste locuzioni non solo le alterazioni delle competizioni in cui si confrontano atleti o squadre tese a cambiare il risultato finale, ma più in generale anche tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una gara, progettate per interferire in tutto o in parte col carattere costitutivamente imprevedibile di quest'ultima per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. Parlavamo di atto dovuto, ma io credo che il compito del Parlamento sia anche quello di cogliere le opportunità e questo provvedimento ci dà la possibilità di capire anche quelli che sono i segnali che ci arrivano dalla società, perché il quadro dal 2014 ad oggi è mutato. Si è partito Colleghi, da per una grande favore, esposizione mediatica senatore, mi degli scusi un eventi sportivi. momento. Senatore, un attimo. Colleghi, per favore, non si riesce a sentire l'intervento del collega, che peraltro è l'unico per ora iscritto in discussione generale, quindi vi prego davvero di consentire di svolgere l'intervento. Prego, senatore, prosegua. Sì, parlavo del mutato quadro. Si è partiti da una grande esposizione mediatica con una conseguente ricaduta economica degli eventi sportivi, che ha prodotto un proliferare delle scommesse sportive, ma ha prodotto anche un proliferare degli elementi di corruzione che in qualche modo hanno turbato il quadro del comparto delle scommesse sportive. Dal 2014 ad oggi questo quadro è cambiato completamente, perché l'attenzione si è spostata dal mondo del professionismo al mondo del dilettantismo. Sono diventati oggetto degli interessi della criminalità organizzata interventi nel mondo del calcio minore, ma soprattutto sono diventati questi interventi sono diventati in maniera tangibile, sono diventati importanti anche nel mondo dello sport giovanile. È notizia proprio di quest'ultimo periodo di tempo di un'attività che ha interessato la pallacanestro giovanile e che ha addirittura ha riscosso l'attenzione del sottosegretario Giorgetti, che ha parlato di un tumore che sta in qualche modo comportando all'interno del mondo dello sport una mutazione genetica che può produrre effetti devastanti. Ecco, quindi credo che il nostro compito sia anche quello di cercare di capire come trarre spunto da questa ratifica per volgerla in positivo, per cercare di individuare dei provvedimenti legislativi che possano in qualche modo porre riparo a questa vicenda che di fatto ha spostato l'attenzione della criminalità organizzata dal mondo dello sport professionistico al mondo dello sport dilettantistico. Dunque, come Lega non possiamo che sposare questo provvedimento, condividendone sia il fine primario, ovvero l'approvazione di uno strumento specifico in grado di riunire e integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, sia quello secondario, ovvero il potenziamento della cooperazione internazionale. Vorrei tornare un attimo a parlare delle opportunità che ci sono concesse. Il provvedimento in discussione ha individuato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'autorità competente in materia. Sul punto però io auspico, prima possibile, che possa esserci un intervento da parte dell'Agenzia sia in ordine a quelle che sono le attività repressive che quelle preventive. Non conosciamo nulla di quello che è stato fatto, vorremmo sapere qualcosa di più per cercare di capire come andare a incidere anche sotto il profilo legislativo per l'eventuale correzione dei provvedimenti che potrebbero andare a rafforzare il provvedimento oggi in discussione. Grazie. Grazie.